Buongiorno. Il Policlinico di Monza da anni è leader nel trattamento della chirurgia bariatrica. Io sono il dottor Pietro Pizzi e dirigo il reparto di chirurgia bariatrica, chirurgia generale e chirurgia metabolica. Sono direttore del CSRTO, che è il Centro per lo Studio, la Ricerca e la Terapia dell'Obesità. Con me collaborano mio figlio, dottor Mattia Pizzi, dottor Luca Buonaiuto e il dottor Orazio Maione. Nella nostra struttura sono presenti i più moderni tecnologici sistemi per la sicurezza del paziente obeso, sia durante l'intervento chirurgico sia nel post-operatorio, con la presenza di due terapie intensive. In reparto vi sono dei letti dedicati ai pazienti obesi, completamente comandati elettronicamente. Il team multidisciplinare composto dal chirurgo bariatra, dallo psicologo, endocrinologo, fisiatra, nutrizionista, dietologo, cardiologo, fisioterapista, si alterna per la corretta preparazione del paziente obeso, sia in pre-ricovero, sia durante la degenza ospedaliera e soprattutto durante il follow-up. I pazienti vengono mobilizzati in giornata zero e vengono dimessi in seconda giornata. È presente in struttura un apposito reparto di medici specialisti che coordina il pre-ricovero sulle linee guida redatte multidisciplinariamente. Nel nostro centro per l'obesità si eseguono tutti gli interventi bariatrici più importanti, dal palloncino endogastrico che viene eseguito in sedazione, alla sleeve gastrectomy, al mini bypass, al bypass gastrico. In questo momento è emergente il problema del guadagno del peso dopo un intervento di chirurgia bariatrica. Abbiamo accumulato un'importante esperienza per gestire e migliorare le varie metodiche bariatriche che non hanno portato al successo, ovvero non hanno determinato la perdita di peso prefissata o hanno addirittura fatto riguadagnare il peso perso. A proposito, abbiamo contribuito all'ideazione di un nuovo device che consiste in una nuova progettazione di benderelli in silicone per bendare la sleeve gastrectomy, il bypass gastrico e il mini bypass gastrico, con ottimi risultati per quanto riguarda la perdita di peso. I risultati sono in pubblicazione. Un'altra importante patologia che sta emergendo prepotentemente è il reflusso gastroesofageo e l'ernia iatale nei pazienti obesi operati. Tutti sappiamo che queste patologie sono borderline agli obesi prima dell'intervento, ma spesso poi si manifestano in maniera importante e determinano una pessima qualità di vita. I pazienti sono costretti a dormire seduti e non possono coricarsi per ore dopo l'assunzione di cibo. Un intervento con ricostruzione dello iato esofageo ed il posizionamento di una protesi dual mesh particolarmente sagomata determina l'immediata scomparsa del reflusso gastroesofageo con grande beneficio per il paziente. Anche questa protesi è particolare ed è stata da noi modificata per non danneggiare l'esofago. Concludendo, la nostra unità operativa di chirurgia generale e bariatrica esegue anche gli altri interventi laparoscopici oncologici sull'ileo, sul retto, sul sigma, sul colon, sullo stomaco e sul fegato. Per completare il percorso del paziente bariatrico post-chirurgico ci avvaliamo anche di un'unità operativa di chirurgia plastica ricostruttiva che è diretta dal dottor Giovanni Palitta. Per ultimo, il Policlinico di Monza è dotato di pronto soccorso. Questo reparto è indispensabile in quanto i pazienti obesi possono in ogni momento trovare un medico esperto che possa prendere in carico il problema e gestirlo in loco. Al nostro pronto soccorso infatti afferiscono anche i pazienti obesi operati in altre strutture che non hanno un servizio continuo perché sprovvisti di pronto soccorso o di chirurghi bariatri reperibili.